Sulle infrastrutture abbiamo già impiegato in questi primi interventi oltre 60 milioni di euro. Abbiamo già finanziato in questi ultimi pochi giorni, 60 giorni, 12 progetti che riguardano appunto dalla riqualificazione urbana, dagli enti di culto e anche un presidio di legalità che è la cittadella giudiziaria per quanto di Catania, all'interno di un progetto complessivo di 40 milioni di euro. Abbiamo già finanziato i primi 700.000 euro che servono per le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche al fine di poter realizzare un progetto sulla ristrutturazione di questo immobile. Ma poi sono stati proprio presentati altri 56 progetti, proprio oggi 9 progetti sono stati approvati, finanziamenti sono stati già licenziati dall'assessorato all'economia, dal bilancio, e che si vanno ad aggiungere a tutti quegli altri progetti già finanziati in precedenza. Questo significa accelerazione, ma significa anche benessere diffuso per la nostra Sicilia. Ma la viabilità non rimane fuori, la viabilità è assolutamente prevista, abbiamo due linee di intervento, uno con l'accordo di programma quadro, ma poi abbiamo anche altre linee col patto per il sud. Dobbiamo ricordare che abbiamo 124 milioni, abbiamo dati per le strade statali, non autostrade, all'ANAS 124 milioni col patto per il sud, abbiamo altri 90 milioni che riguardano anche le province, le strade provinciali, quelle che vengono considerate arterie secondarie ma che di fatto sono le arterie primarie perché collegano i centri urbani con le infrastrutture di lunga e importante viabilità. È chiaro, in questo senso è tutto un complesso di risorse economiche che il governo Musumeci mette in atto, accelerando la spesa, accelerando i finanziamenti, ma anche pungolando gli enti locali che sono comuni, ma sono anche province, ma sono anche enti di culto, ma sono anche, diciamo così, le autorità giudiziarie che sono deputate al finanziamento dei presidi di legalità, al fine perché queste risorse vengono messe nel circuito economico e creino crescita e riqualificazione urbana. Noi abbiamo tutto l'interesse ad impegnare quante più risorse possibili finalizzate alla riqualificazione dei centri urbani, alla riqualificazione della rete viaria, fare lavorare le imprese, rimettere in moto l'economia, far crescere quindi i consumi e fare bella figura con l'Unione Europea, visto che il denaro che arriva da Bruxelles da qualche tempo non viene utilizzato appieno e soprattutto in maniera proficua. Con l'assessorato alle infrastrutture abbiamo già determinato una prima accelerazione nei centri urbani, per gli enti di culto, per i presidi della legalità. Insomma, si rimette in moto l'economia, le imprese tornano a lavorare, le maestranze rimettono a profitto le proprie braccia. Io credo che sia questo l'impegno che il governo debba portare avanti, e non solo per il patto per il sud, ma per tutti gli altri fondi europei, affinché si possa chiudere col passato e riaprire un capitolo improntato alla speranza e alla certezza. Con l'ANAS abbiamo un'interlocuzione all'agrodolce. Da un lato rispettiamo la volontà che l'ANAS ha messo in atto di impegnare ulteriori risorse e di accelerare i cantieri. Dall'altro lato vogliamo con l'ANAS programmare gli interventi per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Saremo con l'assessore Falcone a Enna lunedì mattina per affrontare la disastrosa condizione delle arterie di quella provincia assieme agli altri enti, perché la Sicilia non può essere una colonia. Lo sviluppo economico passa attraverso la accessibilità delle aree.